I limoneti siciliani potranno essere ripristinati e salvaguardati per legge approvata dalla Commissione Agricoltura della Camera alla proposta dell'onorevole Basilio Catanoso. Il gioielliere Francesco Candido, il nuovo presidente della Confcommercio di Giarre, è stato eletto ieri sera dall'Assemblea dei Soci. Ad Acci Sant'Antonio l'elezione del membro del collegio del revisore dei conti fa scattare la polemica tra maggioranza e opposizione. Bentrovati a voi tutti, un saluto dalla redazione di Reporter. Tra gli altri argomenti parleremo di tanta cronaca, carabinieri in azione a Giarre, dove un giovane è stato denunciato per ricettazione. A Trecastagni invece c'è un arrestato, un ladro di castagno. Operazioni dei militari però portate avanti anche a Picanello, quartiere di Catania, e Paternò. Monsignor José Caminati, vescovo della Guinea-Bissau, sarà domani ad Acireale. È previsto fra l'altro anche un incontro con il vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti. E infine, per lo sport, spazio al calcio. Andremo a conoscere come ogni settimana le decisioni del giudice sportivo, particolarmente importanti quelle di questa settimana, perché ci sono da raccontare due ricorsi vinti dalla Siracusa, un punto di penalizzazione invece inflitto a Mister Bianco e Paternò. Siamo ovviamente nell'eccellenza siciliana, girone B, ma come sentito dai titoli partiamo con una buona notizia per l'agricoltura siciliana, perché i limoneti potranno essere ripristinati e salvaguardati per legge, la legge appunto proposta dall'onorevole Cese Basilio Catanoso è stata approvata dalla Commissione Agricoltura della Camera. Sentiamo. I limoneti e gli agrumeti caratteristici del sud Italia, con particolare riferimento per quelli siciliani e di Acireale, potranno essere ripristinati e salvaguardati per legge. La Commissione Agricoltura della Camera, nella seduta legislativa di ieri, ha infatti approvato la proposta presentata dal deputato nazionale acese Basilio Catanoso sulle disposizioni per il recupero, il ripristino, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti caratteristici, che fa parte di un testo di disegno di legge unico che ha unificato 5 proposte di legge similari. Proprio da Acireale e con il supporto scientifico del CRA, ex Istituto Superiore per l'Agrumicoltura, è partito anni fa il percorso legislativo che si è chiuso adesso alla Camera dei Deputati. Il carteggio passa al Senato. Ai fini della tutela ambientale e di difesa del territorio viene dunque promosso il ripristino, il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico. Destinatari nel contesto locale sono i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei limoneti caratteristici, in particolare quelli terrazzati che sorgono sulla timpa di Acireale, che potranno fruire di contributi annuali a copertura parziale delle spese sostenute per il ripristino dei limoneti abbandonati. Alle regioni demandato il compito del controllo della puntuale ed effettiva realizzazione da parte degli assegnatari dei contributi. Importante sarà anche il ruolo del CRA di Acireale, l'ex istituto sperimentale per l'agrumicoltura, unico ente di ricerca in grado di supportare dal punto di vista tecnico il Ministero sui temi dell'agrumicoltura. Siamo finalmente riusciti, commenta l'onorevole Basilio Catanoso, a far approvare da un ramo del Parlamento questa norma, riconoscendo così, formalmente e sostanzialmente, le difficoltà di quanti, operando nel mondo agricolo e agrumicolo, si confrontano con alti costi di produzione, oltre che con difficoltà di mercato. Il fondo che il governo è stato disponibile a portare è purtroppo esiguo, aggiunge Catanoso, soli 2 milioni di euro per il 2014, ma può essere bastevole per iniziare a rendere operativa questa norma. La speranza, conclude Catanoso, è quella che si possa rendere praticabile il percorso d'aiuto per gli agricoltori, accessibile e semplice.
Parliamo di cronaca adesso. A Giarre un giovane è stato denunciato per ricettazione. Si tratta di un 25enne di Sant'Alfio gravato da pregiudizi penali contro il patrimonio. Ieri notte i militari hanno proceduto ad una perquisizione nell'abitazione del 25enne, rinvenendo e sequestrando 5 orologi di varie marche ed un impianto di allarme per abitazione ancora imballato. Le indagini però sono tuttora in corso al fine di accertare i legittimi proprietari della refurtiva. I carabinieri della stazione di Trecastagni invece hanno arrestato Domenico Vecchio, 53enne di Mascali, per furto aggravato e danneggiamento. L'uomo è stato sorpreso in via Tito con 40 kg di castagne appena rubate all'interno di un castagneto in una proprietà privata. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, l'arrestato invece è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito per direttissima. A Picanello invece sono stati arrestati in flagranza due coniugi, lui un 75enne, lei una 64enne, per detenzione illegale di armi e munizioni nonché ricettazione. La squadra Lupi del nucleo investigativo ha perquisito l'abitazione della coppia rinvenendo sequestrando un fucile da caccia con canne mozzate, risultato rubato ad ACI Sant'Antonio nel settembre del 2011, e ancora una pistola giocattolo con canna priva di tappo rosso, diverse munizioni di vario calibro, un giubbetto antiproiettile, due distintivi di riconoscimento del tipo utilizzato dalle forze dell'ordine, due coltelli a serramanico ed alcuni passamontagna. Sono in corso tuttora degli approfondimenti investigativi per verificare la riconducibilità delle armi ai gruppi criminali mafiosi operanti nel quartiere. Gli arrestati invece sono stati entrambi posti ai domiciliari. A Paternò invece i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza Francesco Santino Peci, un 36enne del luogo, per detenzione di armi clandestine, alterazione di armi, detenzione illegale di munizionamento e ricettazione. A seguito di perquisizioni domiciliari in un garage dell'uomo sono state rinvenute e sequestrate due mitragliatrici, un fucile automatico, un fucile a pompa, diverse cartucce, un artificio pirotecnico ed una moto BMW GS di grossa cilindrata, risultata rubata nella Cese. L'arrestato così è stato associato nel carcere di Catania Piazza Lanza. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Giarre, dove la locale Confcommercio da ieri ha un nuovo presidente. Si tratta del gioielliere Francesco Candido. Sentiamo. Francesco Candido, gioielliere, il nuovo presidente della Confcommercio di Giarre. È stato eletto ieri sera con 42 voti nel corso di un'assemblea dei soci tenutasi nella sede dell'associazione in via Tommaso Cannizzaro. Subentra ad Armando Castorina, che ha traghettato l'associazione negli ultimi mesi sino all'assemblea di ieri. Insieme a lui è stato eletto anche il nuovo direttivo dell'associazione, composto da Sebastiano Bonanno, Armando Castorina, Adriano Guzzino, Salvo Lizio, Orazio Puglisi, Alessandra Raciti, Nino Scuderi e Piera Scuderi. Nelle prossime settimane saranno eletti anche i nuovi vicepresidenti dell'associazione di categoria. Il programma in linea di massima è tracciato, ha spiegato il neo presidente, in quanto ripercorre quello della vecchia presidenza con aggiustamenti e novità che man mano verranno comunicati sia sotto l'aspetto sindacale, ma anche per quanto riguarda i servizi. Inevitabile parlare delle strisce blu. Su questo argomento, ha detto Candido, si continuerà a lavorare perché è stato uno degli argomenti principe della vecchia presidenza e lo sarà anche di questa. Le strisce blu sono importantissime per l'economia giarrese, possono influire e influiscono sicuramente sull'andamento delle attività commerciali. Oggi a Giarre alle 16:30 nella chiesa dell'Istituto Sacro Cuore sarà celebrata una santa messa animata dai soci dell'Uni3 di Giarre. Sempre a Giarre, poi il Consiglio Comunale è convocato per oggi alle 19:30. All'ordine del giorno il bilancio di previsione per il 2014. Restiamo però ancora a Giarre perché entra nella sua fase operativa l'organizzazione della raccolta differenziata. L'ATI Tech Geo, che ha in appalto
Il servizio ha completato infatti in questi giorni la collocazione dei 40 ecopunti, le batterie di cassonetti differenziati per colore a seconda della tipologia del rifiuto nei vari punti strategici del territorio. In poco meno di 2 settimane dall'avvio della raccolta differenziata sono stati raccolti 3.000 kg di plastica, 2.500 kg di carta e 2.200 kg di vetro. Sul fronte operativo nei prossimi giorni poi saranno distribuiti, mediante l'attivazione di punti di smistamento sul territorio comunale, 9.000 confezioni tra buste e materiale informativo destinato alle famiglie. In programma poi anche la collocazione di 2 ecopunti anche all'interno della zona artigianale di 3 punti. Ricordiamo anche i colori dei vari ecopunti: cassonetto bianco per il cartone, marrone per l'umido, verde per vetro e lattine, cassonetto nero per il secco residuo, cassonetto giallo per la plastica. Fino all'estensione del sistema di raccolta porta a porta, previsto per il prossimo 10 novembre, gli ecopunti saranno l'unico strumento per conferire i rifiuti. Ma a proposito di rifiuti, cambiamo però città, ci spostiamo ad Aci Sant'Antonio. È stato presentato un interessante progetto per la raccolta differenziata nelle scuole. Vediamo di cosa si tratta. Sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata partendo dai più piccoli. E questo è il cuore del progetto presentato stamani dal Comune di Aci Sant'Antonio, che vedrà la partecipazione di Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica. Alla presenza dell'assessore all'ecologia Sebastiano Raneri e con la collaborazione dell'associazione Rinascenza, sono stati distribuiti nei plessi dell'Istituto Comprensivo Alcide De Gasperi numerosi contenitori per la raccolta differenziata della carta. Il progetto, che si poggia su un finanziamento di 30.000 euro, punta ad aumentare la consapevolezza degli studenti nei confronti del riciclo. Secondo me bisogna iniziare dai ragazzi, perché ancora una volta non vedo una grande collaborazione da parte dei cittadini, perché capisco che è una cosa un po' difficile da comprendere. Però iniziando dai ragazzi, iniziando da questa che è la differenziata della carta, sicuramente bisognerà fare qualcos'altro in più. Cerchiamo di portare avanti un discorso da cui non si può più prescindere e che deve essere un senso non solo di civiltà ma di cultura della nostra città e diciamo della nazione in genere. A margine della presentazione, il presidente dell'associazione Rinascenza, Ivan Baresi, già membro del comitato locale di Rifiuti Zero Sicilia, ha fatto un plauso all'amministrazione comunale, sottolineando l'importanza di investire risorse sui bambini in quanto protagonisti della svolta civile ed ecologica del futuro. Baresi ha poi auspicato che quello di oggi possa essere il primo di una serie di passi volti alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti della raccolta differenziata. Particolarmente accesa ieri sera la seduta di Consiglio Comunale ad Aci Sant'Antonio. Al centro delle polemiche l'elezione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti. Sentiamo. Si riaccende la polemica ad Aci Sant'Antonio tra maggioranza e opposizione. A far scattare la scintilla tra le due parti politiche è stata l'elezione del nuovo componente del Collegio dei Revisori dei Conti. A essere eletto è stato Alessandro Torisi, il cui nome era stato proposto dal consigliere di minoranza Adorno e a cui sono andati i voti di ben 12 consiglieri, 11 dei quali provenienti dalla maggioranza. Torisi ha superato Cunzolo, che ha ricevuto il voto del consigliere Pulvirenti, e Cavallaro, che rappresentava il resto della minoranza composta dai consiglieri Puglisi, Maccarone, Mita, Pappalardo, Cannavò e Sapuppo. Ed è proprio dal consigliere di minoranza Alfio Puglisi che arrivano le accuse più pesanti. L'esponente dell'opposizione ha infatti sottolineato come il sostegno della maggioranza a Torisi abbia fatto venire meno il principio secondo cui un componente del collegio dei revisori debba aspettare alla minoranza. Minoranza che, stando così le cose, sarà rappresentata soltanto dal consigliere Salvatore Adorno, su cui ora leggono i sospetti circa possibili trattative sotterranee intrattenute con l'amministrazione. Io dico ingiuccio perché sicuramente, come si è visto ieri sera, con 12 voti è stato eletto un membro del Collegio dei Revisori dei Conti con i voti della maggioranza, di tutta la maggioranza, che poche volte è stata così presente in Consiglio Comunale. E sicuramente pressata dall'amministrazione, pressata dal sindaco, che sicuramente va contro la legge che... in cui dice che un membro deve spettare alla minoranza e questo non è stato rispettato. Pertanto io dico che questa amministrazione è poco trasparente e poco sensibile alla minoranza e ai consiglieri comunali.
Seduta di consiglio comunale questa sera alle 19 anche ad Acireale. Tra i punti all'ordine del giorno spicca la mozione presentata dal consigliere Pulvirenti relativa al trasferimento della sede della scuola primaria della frazione di Guardia, ovviamente ad Acireale. Oggi, in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione, presso la parafarmacia di via Vigo ad Acireale è possibile avere la consulenza gratuita di un dietista ed effettuare degustazioni di prodotti a basso contenuto calorico e prodotti senza glutine. Questo pomeriggio, invece, alle 16, nella sala consiliare di Santa Venerina, verrà ospitato un convegno sull'abolizione del DURC e verrà presentata anche l'opera realizzata da Daniele Di Mauro e Tony Morgan nelle vesti di registi. Verrà proiettato il film 8 euro per la regia di Daniele Di Mauro e Tony Morgan, con quest'ultimo ospite nelle duplici vesti di protagonista del film ed attore. Presente alla manifestazione anche Alfio Torri, presidente dell'associazione Decisa, promotore del convegno, e poi ancora il sindaco del comune di Santa Venerina, il coautore del film Oltre il tunnel, Leonardo Sorbello. Adesso ci fermiamo, pausa legata alla pubblicità, tra poco con la seconda parte di Reporter. Il centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino alla biblioteca Zelantea. Centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi Saime, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83. Topolinia Infanzia. Accompagniamo per mano nella crescita i vostri bambini. Alla Topolinia c'è il nido primavera e la scuola materna. Esistono tre modi per insegnare: col timore, con l'ambizione, con l'amore. Noi rinunciamo ai primi due. La nostra scuola è dotata di ampi spazi all'aperto, aule luminose, salone conferenze, teatro, palestra, laboratori pomeridiani. Siamo aperti dalle 7.30 alle 19, oltre che alle esigenze della famiglia e alla multiculturalità come occasione formativa e di crescita. Topolinia Infanzia, via Arcangelo Raffaele 2, Acireale. Telefono 095 763 1645. A tavola, solo prodotti nostrani e di qualità. Sceglili da Carne e Natura. La carne bovina e suina proviene dagli allevamenti dell'azienda agricola Acese Messina. I polli ruspanti e le uova da allevamenti all'aperto. Scegli i prodotti nostrani e sai cosa mangi. Ogni giorno da Carne e Natura, oltre 100 specialità di preparati. Carne e Natura, macelleria, salumeria, preparati alimentari. Via Giovanni Verga, 8284, Acireale. Telefono 095-764-8248. 8448, da 35 anni al servizio della buona tavola. Alle autoscuole Santa Lucia iniziano i corsi CQC per il rinnovo e il conseguimento merci e viaggiatori. Se vuoi prendere la patente alle autoscuole Santa Lucia, San Filippo e il Gabbiano, è a tua disposizione un simulatore professionale con il quale imparare a guidare è veramente facile. Autoscuola Santa Lucia, via Vittorio Emanuele 199, Aci Catena. Autoscuola San Filippo, via Nizzetti 113, Aci San Filippo. Autoscuola Il Gabbiano, via Paolo Vasta 227, Acireale. Se ti iscrivi adesso, buono sconto del 20%. Imparare a guidare è facile. Di nuovo in studio per la seconda parte di Reporter. Domani sarà ad Acireale il vescovo della Guinea Bissau. Dopo un incontro con Monsignor Raspanti in serata, poi celebrerà anche una messa nella parrocchia Sacro Cuore. Vediamo. Sarà ospite domani della città di Acireale il vescovo della Guinea Bissau, Monsignor José Caminati. Il preside giunge nella città delle 100 campane per esprimere il suo ringraziamento direttamente all'Associazione Amici delle Missioni, coordinata da Sebastiano Genco, indirettamente ai tanti acesi, ma non solo, che nel corso degli anni hanno sostenuto il seme messo a dimora nel 1989 dal diacono infermiere Genco in terra d'Africa. Questa è la terza volta che viene questo vescovo qua, Don José. Per noi è un grande onore, perché è una persona speciale, è un padre di famiglia che cerca qualcosa per i suoi figli, quindi staremo assieme a lui, pregheremo insieme
e ci racconteremo come fanno degli amici che quando si ritrovano, ecco, si raccontano. Noi abbiamo intenzione ancora di aiutarlo, perché se noi siamo in crisi in Guinea-Bissau, questa crisi è centuplicata. Però quello che conta di più, sì, è vero che il lavoro che noi facciamo qua di sensibilizzazione e sono i soldi, però quello che ci ha unito in questi 17 anni è stato quello di volerci bene. Lui naturalmente e tutti i ragazzi della Guinea-Bissau e di tutte quelle cose che abbiamo potuto fare. In mattinata Monsignor Caminati incontrerà il vescovo della diocesi Acese, Monsignor Antonino Raspanti, mentre in serata alle 19, dopo la celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, incontrerà gli acesi. Domani alle 18.30 nella sala Cristoforo Cosentini della biblioteca Zelantea di Via Marchese di San Giuliano 17 ad Acireale, il canonico professor Salvatore Pappalardo, presidente della classe di lettere e belle arti, nel 50° dalla scomparsa, intratterrà l'uditorio su Monsignor Salvatore Russo, un magistero tuttora attuale. Riflettori adesso puntati sulla sanità acese. Il Tribunale per i diritti del malato ha promosso infatti per domani un incontro con l'onorevole Di Giacomo, presidente della Commissione Sanità dell'Assemblea regionale siciliana, sul tema aspettando il nuovo piano ospedaliero. Sopravviveremo al declino. L'appuntamento è per domani alle 10 all'ospedale di Acireale. Invitati ad intervenire tra gli altri la dottoressa Grossi, nuovo direttore generale dell'ASP Catania, e il dottor Luca, direttore sanitario dell'ASP Catania. Invitati invece a partecipare i sindaci del distretto sanitario, i parlamentari nazionali Raciti e Catanoso, i deputati regionali D'Agostino e Foti, i rappresentanti sindacali delle categorie interessate, ma invitati anche tutti i cittadini a cui stanno a cuore le sorti delle nostre strutture sanitarie, afferma il Tribunale per i diritti del malato, e le possibilità di cure decisamente migliori di quelle ad oggi offerte. Cambiamo adesso decisamente argomento. Il prossimo Salone del Gusto di Torino avrà un nuovo protagonista d'eccezione, tutto locale, il Trunsu di Aci, una delle peculiarità dei territori lavici della zona acese. Sentiamo. Il Trunsu di Aci sarà presente al Salone del Gusto di Torino, che si terrà nel capoluogo piemontese dal 23 al 27 ottobre prossimi. Prevista quindi la partecipazione di una delegazione acese all'evento, coordinata dal referente dei produttori Enzo Pennisi e dallo chef Rosario Grasso. I giovani non lo conoscono perché praticamente la generazione di mezzo negli anni 70 ha abbandonato una certa cucina, ha abbandonato una cucina che, diciamo, la cucina classica, ritenendola povera e superata. Il Salone del Gusto costituisce una delle principali manifestazioni del settore agroalimentare. Il Trunsu di Aci fa parte del presidio Slow Food, che tutela la biodiversità, sostiene e promuove le piccole produzioni locali. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Palazzo del Turismo di Acireale con la partecipazione, fra gli altri, del sindaco Roberto Barbagallo e della fiduciaria Slow Food di Catania, Roberta Capizzi. Il cavolo Trunsu di Aci costituisce una peculiarità della zona acese, dove trova sviluppo idoneo grazie ai terreni di natura lavica. Nella prima parte del secolo scorso la produzione nel comprensorio acese era parecchio florida, per poi successivamente scemare, soppiantata da coltivazioni più redditizie. Oggi la produzione di cavolo Trunsu di Aci non raggiunge l'ettaro di superficie, anche se la coltivazione ha varcato i confini delle Aci. La produzione migliore sia nei mesi di ottobre e novembre. Siamo al calcio adesso, decisioni importanti ieri del giudice sportivo, decisioni che incidono anche sulla classifica del girone B dell'Eccellenza siciliana. Sentiamo. Due ricorsi vinti in un sol colpo. Il Siracusa fa un play-in e consolida la quarta posizione in classifica a due punti dalla vetta. Il giudice sportivo infatti ha respinto il reclamo del mister Bianco in merito alla gara non disputata dello scorso 28 settembre.
Il club etneo infatti non aveva pagato il prelievo coattivo di una rata sull'iscrizione al torneo e l'ispettore di Lega non aveva permesso l'inizio della partita. Reclamo respinto dunque, 0-3 a tavolino in favore del Siracusa, 500 euro di multa ed un ulteriore punto di penalizzazione per il mister bianco che rimane in ultima posizione ma con un inedito, meno 2 in classifica. L'altro ricorso invece, presentato dal Siracusa in merito alla gara di Coppa a Vittoria dello scorso 8 ottobre, è stato accolto. In quel caso il club aretuseo, nonostante il 3-2 ottenuto sul campo, aveva contestato la posizione irregolare del calciatore biancorosso Santo Privitera, schierato nonostante la squalifica. Inflitto così lo 0-3 a tavolino per il Siracusa e ratificata l'esclusione dalla competizione per il Vittoria. Senza particolari sforzi così, gli azzurri di mister Anastasi volano ai quarti di finale, senza dover disputare nemmeno la gara di ritorno. Ma a fare il rumore è un'altra sentenza, in questo caso del Tribunale Territoriale, che ha inflitto un punto di penalizzazione al Paternò per aver perso la vertenza con un ex calciatore, il difensore Alberto Mondello. Siamo a qualche anno addietro, quando i rossazzurri militavano in Serie D. Paternò che così scivola in penultima posizione con soli 3 punti in classifica a pari merito con Rosolini e Taormina. Squalificata inoltre la presidentessa Stefania Amato per 6 mesi. Saranno recuperate il 29 ottobre invece Sporting Via Grande, Città di Vittoria e Città di Messina Giarre, gare che non seguiranno dalla panchina i tecnici di Vittoria e Città di Messina, rispettivamente Campanella ed Alessandro, squalificati entrambi fino al 10 novembre. 2 turni poi a Muscolino del Taormina, una giornata a Fragapane del Città di Messina, in Platini del Rosolini, Sella del Modica, Mauro del Via Grande, Ignazzitto del Taormina e Villani del Giarre. In promozione invece accolto il reclamo del Città di Randazzo in merito alla gara dello scorso 28 settembre a Torregrotta, finita 1-1 sul campo, mentre in prima categoria viene macchiata la prima dell'Accese Salvo Pennisi sulla panchina dell'Atletico Taormina, vincente per 7-2 contro il Ramet, che però ha inoltrato preannuncio di reclamo. Atletico Taormina che intanto ieri è stato eliminato dalla Coppa Sicilia dopo aver perso la seconda partita del triangolare a Milo, gol di Davide Messina, e dopo l'1-1 alla prima con la Cicatena, che mercoledì prossimo al Bottino si gioca il passaggio del turno proprio contro il Milo nella terza ed ultima partita del mini girone. Restiamo in tema di sport. Oggi pomeriggio intanto alle 17 a Palazzo del Turismo ad Acireale sarà presentato il trofeo Avis Memorial Nuccio Vasta, una manifestazione podistica che si terrà domenica 19 ottobre con partenza da Piazza Duomo. Siamo in chiusura, prima però andiamo a conoscere le previsioni meteo per la giornata di domani. Previsto cielo poco nuvoloso, i venti prevalentemente deboli e i mari poco mossi, temperature comprese tra i 22 e i 29 gradi. E per oggi è tutto, vi ricordo la nostra pagina Facebook ufficiale Tenespresso Channel -TG Reporter, lì ogni giorno a partire dalle 16 è possibile rivedere l'edizione giornaliera del nostro telegiornale che torna invece in diretta TV domani alle 13.40. Arrivederci.